Benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo di Kohlberg e della teoria dello sviluppo morale. Come al solito, troverete nella descrizione del video il link all'articolo di riferimento, come pure il link per le slide. Allora, cosa dire? L'idea di partenza di Kohlberg è quella di slegare lo sviluppo morale dalla cultura in cui vive l'individuo. Cioè, quindi lo sviluppo morale è qualcosa, l'idea di Kohlberg, che in realtà non è relativo, non è, diciamo, toccato dal relativismo, è qualcosa di universale. È l'affermazione che se così non fosse, cioè l'argomento che così non fosse, non avremmo un unico tipo di etica, ma molteplici etiche, tutte relative alla cultura in cui l'individuo è nato. Ecco perché lo psicologo è interessato a comprendere lo sviluppo morale al di là delle variabili culturali. Ora, diciamo, questa è una questione secolare, ne possiamo dibattere, però l'idea è sostanzialmente ci limitiamo a presentare il pensiero di Kohlberg, che dall'altro è ovviamente molto vicino al kantismo. Lo studioso americano presenta il cosiddetto dilemma di Heinz. Quindi partiamo, lui parte, Kohlberg parte da questo dilemma. Ora lo spieghiamo, ora lo illustriamo, poi spieghiamo a cosa serve nello sviluppo della sua teoria. In base a questo dilemma, Heinz ha una moglie e questa moglie è malata di cancro o di un qualche altro male, non è importante. Un medico possiede la cura, ma egli specula su questa cura, richiedendo ad Heinz un prezzo che non è in grado di pagare, se non in parte. Quindi cosa fa Heinz? Heinz sostanzialmente propone di pagare le medicinali a rate o con un pagamento riazionato di qualche tipo, ma il medico rifiuta. Heinz quindi ruba il medicinale. Kohlberg si concentra, quindi pone ai soggetti, quindi ai bambini a cui chiederà a cui farà questa domanda: ha fatto bene Heinz a rubare la medicina? Non chiederà solo ai bambini, anche ad adulti. L'interesse dello psicologo non è però concentrato sul fatto che quello che risponde, l'individuo che risponde, dice sì, ha fatto bene o ha fatto male, ma alle motivazioni, sia che la risposta sia negativa che negativa. E sono proprio le motivazioni che legano quell'individuo a un certo grado di sviluppo morale, a un certo grado di sviluppo morale. Ora, Kohlberg divide lo sviluppo morale in stadi, e ogni stadio ha delle caratteristiche. Ogni stadio ha questa caratteristica, ha queste caratteristiche. È un sistema organizzato di pensiero, credenze e strutture, quindi è un sistema di credenze sostanzialmente. Gli stadi sono tra loro qualitativamente diversi, ovvero raccolgono diversi sistemi di pensiero e strutture. Gli stadi sono sequenziali, cioè ce n'è uno, poi c'è un altro, poi c'è un altro ancora, secondo uno schema unidirezionale, quindi non si può andare dal terzo al secondo, dal secondo al terzo, cioè dal terzo al primo, dal primo al secondo al terzo, solo in questa direzione. E inoltre gli studi di Kohlberg sono stati condotti attraverso due criteri: trasversale, cioè vengono studiati diversi individui della stessa età, quindi bambini di 10 anni, diversi bambini di 10 anni, ma anche longitudinale, cioè viene studiato lo stesso individuo in fasi differenti della vita. Cioè prendiamo lo stesso individuo a 6 anni, lo stesso individuo a 10 anni, lo stesso individuo a 15, lo stesso individuo a 20 e così via. E Kohlberg individua 6 stadi dello sviluppo morale. Questi 6 sono divisi in coppie e quindi abbiamo 3 livelli, ogni livello è una coppia di stadi. E ora li vediamo. Livello preconvenzionale, quindi in questo livello abbiamo due stadi, nel livello preconvenzionale che va dai 4 ai 10 anni. Caratterizzazione generale di questo livello preconvenzionale. Gli stadi di questo livello sono caratterizzati dalla consapevolezza del bambino delle regole culturali. I bambini sanno quando un'azione nella loro cultura è giusta o sbagliata. Il discrimine tra giusto e sbagliato, però, è legato alla ricerca di piacere o al timore della punizione. Si obbedisce pertanto al potere fisico. Quindi facciamo un esempio. Stadio 1. Verso la punizione e l'obbedienza. Il bambino obbedisce a chi ha l'autorità per punire. Teme la punizione e la rifugge tramite l'obbedienza. In relazione al dilemma di Heinz, il bambino in questo stadio risponde che Heinz non deve rubare la medicina perché se lo facesse andrebbe in prigione. E quindi da questo punto di vista non dà
non si pone la questione morale, ma semplicemente vuole sfuggire a una conseguenza negativa. A una conseguenza negativa. Orientamento strumentale relativistico è il secondo stadio del primo livello. In questo stadio, i bambini concepiscono il giusto come l'utile per sé. Quindi si obbedisce ad una regola e ci si comporta in un certo modo perché ci si aspetta un tornaconto. L'agire correttamente è dunque un mezzo. Quindi non si agisce ovviamente per una morale di dovere, siamo lontani dall'orizzonte kantiano, ma si agisce in vista di un certo fine. Anche negli accordi con gli altri individui, l'accordo segue una logica sostanzialmente egoista. In relazione al dilemma di Heinz, il bambino può rispondere che è giusto che Heinz rubi, qui c'è un refuso, rubi, non subi ovviamente, che Heinz rubi la medicina. Infatti, se non lo facesse, la moglie morirebbe e lui sarebbe triste. Oppure potrebbe rispondere come nello stadio precedente. Perché questo stadio secondo è una sfumatura del primo, in realtà non cambia poi molto. Quindi può rispondere, come nel caso precedente, che Heinz non dovrebbe rubare la medicina perché altrimenti andrebbe in prigione e nuovamente si sentirebbe triste. Non importa che il bambino classifichi il furto della medicina come giusto o meno, abbiamo detto che non ci importa la risposta, ci importano le motivazioni dietro la risposta, e infatti è importante vedere come le sue risposte si regolano a un criterio di convenienza personale. Okay. Andiamo ancora avanti. Livello convenzionale, tipico di adolescenti, ma anche degli adulti. E gli stadi di questo livello sono caratterizzati dalla ricerca della propria identità in un gruppo, come ad esempio la famiglia, un'istituzione o una nazione. La moralità quindi si lega all'appartenenza a quel gruppo e alla convinzione di quel gruppo, alla conservazione di quel gruppo. Pertanto, le azioni buone sono quelle che tuteleranno quel gruppo, anche forse a discapito dell'interesse egoistico personale. Quindi, gli stadi quali sono? Stadio 3. L'orientamento verso la concordia generale e l'approvazione degli altri. Questo è il caso che Kohlberg etichetta come morale del bravo ragazzo. In questo stadio la moralità si lega al desiderio di concordia e di approvazione sociale. Rispetto al dilemma di Heinz, una risposta può essere che è giusto che Heinz rubi la medicina perché secondo le convenzioni sociali un buon marito deve prendersi cura della moglie. Oppure Heinz non deve rubare la medicina perché rubare non è una pratica socialmente accettata, è illegale, insomma. Poi abbiamo orientamento verso l'ordine e la legalità. In questo l'individuo riconosce come giusto tutto ciò che preserva l'ordine precostituito e rispetta le leggi. Quindi di per sé non c'è un ragionamento, diciamo, metalegale che si interroga su che cosa. Beh, per esempio sulla moralità, sappiamo che il concetto di moralità e legalità non coincidono assolutamente. Possono coincidere, ma, di no, ma sono due concetti differenti. Rispetto al dilemma di Heinz, Heinz non dovrebbe rubare, perché rubare è vietato dalla legge. Nel caso invece in cui decida di farlo, allora dovrebbe sottoporsi al giudizio della legge, poiché questa ristabilisce l'ordine che con il furto Heinz ha violato. Abbiamo poi un livello post-convenzionale, detto anche livello autonomo o di principio, è il livello più alto. Kohlberg afferma in realtà che non è detto che un adulto lo raggiunga, non è detto che un adulto arrivi a pensare in questa maniera. E abbiamo uno stadio 5 e ovviamente uno stadio 6. Abbiamo detto all'inizio che sono 6 divisi in coppie, quindi 3 livelli per 6 stadi. Diciamo cosa? Che allo stadio 5, un soggetto che raggiunge lo stadio di sviluppo morale 5, il soggetto comprende che esiste un certo relativismo morale e culturale. Viene giudicato morale quindi ciò che può generare il consenso più ampio tra i membri della società e garantisca i diritti di tutti. In questo stadio si insinua anche il dubbio che le leggi dell'ordine precostituito siano sbagliate e che dunque si possano cambiare. Beh, è ovvio che qualcuno l'ha raggiunto questo stadio 5, altrimenti non avremmo i parlamenti e non ci sarebbero state le rivoluzioni. Rispetto al dilemma di Heinz, la risposta di Bier è che Heinz dovrebbe rubare la medicina. Perché? Perché il diritto alla vita può sovrastare la legge particolare che impedisce il furto.
Si può arrivare a pensare che la legge che permette al medico di speculare sulla sua medicina in questo contesto debba essere cambiata, perché altre persone, ovviamente oltre Heinz, potrebbero trovarsi in questa situazione dove il diritto alla vita viene messo in discussione. Quindi qua è ovvio che un livello superiore rispetto a questo stadio, a partire da un livello superiore rispetto a livello 1 e 2. Perché? Perché il primo, tipico dei bambini, era basato sull'evitare una punizione, sull'essere sostanzialmente, sull'evitare una punizione e sull'essere egoisti. Il secondo ha più a che fare con l'appartenenza a un gruppo e la conservazione di un ordine precostituito che non si mette in discussione, qui invece viene messo in discussione. E non è ovviamente un orizzonte puramente egoistico, perché? Perché si pensa a garantire appunto i diritti di tutti. Abbiamo poi il livello 6, che è lo stadio 6, che è il secondo stadio, il terzo livello, l'ultimo, ed è il più avanzato. Il soggetto ragiona in termini di principi e valori morali assoluti, che hanno una logica di per sé e si autofondano. Siamo vicini, siamo assolutamente vicini, al ragionamento della morale kantiana. Sono coerenti e completi. Questo stadio è simile appunto all'impostazione dell'etica kantiana. Rispetto all'emma di Heinz, Heinz dovrebbe rubare la medicina, perché il diritto alla vita è superiore a quello della proprietà. Non c'è nessun tipo di dubbio. Oppure non dovrebbe, ma solo non perché il diritto alla vita potrebbe non essere superiore a quello della proprietà, ma perché qualora quel medicinale fosse un bene scarso, rubarlo significherebbe sottrarlo ad anche ad altre persone che hanno lo stesso bisogno della moglie di Heinz. E quindi non c'è un criterio per sceglierlo, perché sostanzialmente ogni vita equivale come valore ovviamente a un'altra. E con questo video è tutto. Nella descrizione slide è l'articolo. Arrivederci alla prossima lezione.